intanto, insomma, ecco, chiamo il prossimo a intervenire. Proponetevi e ditemi anche eventualmente chi volesse intervenire in seguito, così vi sento. Sì. Beatrice, vieni che non c'è. Sì. La lettura è sempre noiosa, quindi voi avete questo. Allora io sono, devo sedermi, io mi chiamo Beatrice Baldelli, sono, ho fondato a Pisa 2 anni fa il Comitato per la Democrazia Costituzionale, che è legato alla rete costituzionale nazionale, del coordinamento nazionale della democrazia costituzionale, che è rappresentato e fondato da magistrati, costituzionalisti, avvocati, tutti sul fronte della difesa tout court della Carta Costituzionale nata, ricordiamo sempre, dalla lotta antifascista e poi prodotta da tutti i partiti che antifascisti si erano messi insieme per abbattere il regime fascista in Italia. Allora, questa Costituzione che ha sempre regolato e regolamentato i nostri rapporti istituzionali e che è fondata sulla Repubblica parlamentare con 2 Camere e la rappresentanza dei cittadini a cui era stato consegnato con l'articolo 2, con la parità di diritti, eccetera, comunque la rappresentanza partecipativa, il diritto di partecipare alle scelte politiche dei cittadini, anche con l'articolo 49 che parlava appunto del diritto di iscriversi a partiti per partecipare alle scelte della vita politica nazionale. Beh, questa architettura democratica della Repubblica italiana, la Repubblica, ripeto, parlamentare, in questi 2 anni, con la imposizione da parte di Napolitano di questo giovanastro Renzi, giovanastro Renzi, sta rischiando molto seriamente di diventare e trasformarsi in una Repubblica assolutamente presidenziale, sconvolgendo l'architettura democratica della nostra Costituzione e della nostra Repubblica che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ripeto, una Repubblica di una, parlamentare ed una architettura democratica che già nel 2006 sotto Berlusconi era stata minacciata di trasformazione e che il popolo italiano, la gente, anche di destra, di sinistra ovviamente tutta, ma anche di destra insomma la destra moderata ovviamente, no? Aveva rigettato col referendum nel 2006. Quindi la Carta Costituzionale era già stata messa sotto, diciamo, processo referendario e nel 2006 però gli italiani avevano votato per mantenere questa Carta Costituzionale così com'era. Invece con Renzi cosa succede? Con Renzi succede che si va a ledere e anzi a distruggere tutto l'apparato democratico su cui per la prima volta in Italia, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana dal 46 ad oggi. E dal 48, perché il 1 gennaio 48 entrò in vigore questa Carta Costituzionale. Come? Innanzitutto con la riforma costituzionale del decreto Renzi-Boschi che intende abolire la struttura finora esistente del Senato, dicendo che un Parlamento composto da 2 Camere sono troppi i rappresentanti del Parlamento, delle 2 Camere, soprattutto nel Senato, e bisogna risparmiare. Allora, sul principio del risparmio economico, su cui tutta la politica sia di Renzi che in Toscana di Rossi per quanto riguarda la sanità, vengono fatte passare illusoriamente delle necessità di modifiche che non hanno nessuna voce, cioè che non hanno senso assolutamente, perché il risparmio non ci sarà mai. Allora cosa succede? Riforma costituzionale, il Senato viene abolito così com'è, vengono ridotti i senatori a 100 presenze, perché presenze si parla, che saranno nominate dai consigli regionali, 95 e 5 dalla, e 5 dalla,
consigli regionali e anche consigli comunali. Cosa succede? In una, e questo per quanto riguarda il Senato, non ha senso perché il Senato, al Senato verranno tolti tutti, moltissimi poteri, ma non tutti. Per cui si creerà una grande confusione anche per l'approvazione delle leggi insieme alla Camera dei Deputati, perché alcune leggi verranno discusse insieme, altre sono precluse dal Senato, inutile entrare nei termini, nei tagli tecnici. Ma soprattutto i senatori che mantengono l'immunità parlamentare avranno un doppio lavoro: dalla parte saranno consiglieri regionali e comunali e contemporaneamente saranno membri del Senato. Con una grande distinzione, tra l'altro, decaderanno quando decade quell'ente che li rappresenta. Quando decade il Consiglio regionale, decadono e si va. Cioè, si è creato un caos e una deprivazione del loro potere di controllare in seconda lettura le leggi uscite dalla Camera. Questa è la riforma costituzionale più grossa del decreto Renzi, ma c'è l'altra approvazione che ha fatto, che è stata voluta da Renzi, la riforma elettorale. Ecco, su questo voglio spendere più parole. La riforma elettorale, chiamata Italicum, non fa altro che riproporre gli stessi elementi, la stessa architettura di quell'altra legge, il Porcellum, chiamato Porcello perché era la porcata, che la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno bocciato come anticostituzionali nel 2014, prima che Renzi fosse nominato da Napolitano, no, Presidente del Consiglio. Nonostante questo, ripristinava la legge proporzionale, il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti e le due Camere, Camera dei Deputati e Camera del Senato. Nonostante questo, la sentenza della Corte Costituzionale e della Cassazione sono state stracciate, ignorate, disprezzate dal governo Renzi, il quale ha impostato tutta la sua politica verso una repubblica presidenziale. Cioè è lui che decide, è lui che viene tragicamente obbedito dalla maggior parte, dalla maggioranza delle Camere, che appartengono ad un partito di cui lui è segretario e che comanda bacchetta. Quindi la scelta democratica è una scelta che ora difendiamo veramente in tutti i modi, anche attraverso gli strumenti che ci sono, almeno quelli democratici che ci sono, poi ognuno fa le sue scelte. Cosa succede? Succede che la sovranità popolare, di cui parlava l'articolo 1 della Costituzione, finora c'è, ma viene messa assolutamente in pericolo da queste trasformazioni costituzionali della legge Italicum, che andrà in vigore, ricordiamo, il 1 luglio 2016. Non è ancora in vigore, entrerà in vigore il 1 luglio. Allora, quindi sovranità popolare distrutta. Perché distrutta? Perché i parlamentari che verranno eletti con questa riforma chiamata l'Italicum, in che modo? Saranno una lista di nominati dei partiti e naturalmente se ne siamo 60 milioni di persone, ci vanno a votare 10 milioni perché gli altri sono disgustati, invece è un errore perché bisognerebbe andarci tutti, il partito che prende il 40% dei voti ha la maggioranza di governo nella Camera dei Deputati, perché presupponendo che il Senato non conta più niente, non c'è più, quindi è tutto lo stesso così. Se nessuno raggiunge il 40% dei voti, si va al ballottaggio, cioè normale, però nel ballottaggio non c'è una soglia, per cui chi prende anche il 15% di voti, ma anche il 10%, rispetto a uno che prende l'8%, governa il paese. Ricordiamo la legge Acerbo del 26, questo è peggio, perché almeno indicava una soglia del 15%, qui non c'è soglia, quindi se ci va, non c'è nessuno a votare. Uno prende due voti e l'altro uno governa il paese e prende 630 seggi alla Camera, è un referendum, se venisse
approvato tutto questo, perché in Italia poi è stato approvato, la riforma costituzionale ancora no, perché Renzi, facendolo passare come quasi un referendum personale, lo ha spostato come referendum a ottobre di quest'anno, dicendo: se non vinco io, perché già si considera il presidente assoluto, cioè di regime in Italia, se non vinco io mi dimetto. Non è così, non è un referendum presidenziale, è un referendum sulle riforme costituzionali, quindi i cittadini hanno il diritto di andare al referendum. Se passassero con i vecchi numeri, 500.000 persone, se passasse invece la riforma costituzionale, da 500.000 si passerebbe a 800.000, quindi occorrerebbero 600.000 firme per andare al referendum. Le leggi di iniziativa popolare, che oggi sono a 50.000, richieste firme 50, sono state triplicate, 150.000 e così via. Allora, in questa situazione di assoluta deriva autoritaria, che questa nostra Repubblica sta veramente rischiando molto, molto seriamente, il Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale ha organizzato due referendum, le cui firme andranno raccolte a due referendum, contro l'Italicum, le cui firme andranno raccolte da aprile a giugno, ora, di questa prima metà dell'anno, che insomma comporterà una grande fatica per parlare alla gente, perché la gente non capisce niente, non voglio dire questo, non è messa in condizioni di capire fino in fondo a che cosa stiamo rischiando, no, per la nostra democrazia in Italia, perché nessuno ne parla alla televisione, in televisione passano i film e va bene, però tutti questi talk show che non dicono niente, anzi alcuni iniziano al razzismo in modo più importante, e quindi cioè deviano l'attenzione, deviano l'attenzione su quelli che sono i diritti fondamentali di un cittadino, che è scegliere il proprio rappresentante, perché se quel rappresentante, come succedeva prima, non fa il suo dovere, quello per cui l'ho votato, scusate il termine, ma mi faccio un culo così. Prima succedeva e i deputati tremavano quando andavano sul territorio a riportare quello che aveva fatto in Parlamento, perché erano controllati. In questo modo ovviamente non c'è più nessun controllo. Allora, dicevo, appunto, due referendum, naturalmente, e questo contro l'Italicum e poi quello per il no, quello proposto obbligatoriamente da Renzi sul discorso delle riforme costituzionali. Quindi ecco perché in tutta Italia in questo periodo si stanno sorgendo comitati per il no, no, a sostegno della difesa assoluta della Carta Costituzionale. Ora, cosa è successo qui a Pisa? È successa una cosa eclatante due giorni fa, il 4 febbraio, perché questa mozione che voi avete, che vi hanno distribuito e che ho scritto io per loro, perché loro hanno chiesto, loro sono due consiglieri di una città in comune e di Fondazione Comunista, io tra l'altro sono iscritta in Fondazione da 3 anni, sono anche il CPN purtroppo, ma non mi piace Ferrero, devo dirlo la verità. Sinceramente, comunque, per forza, cioè, manca più la democraticità per cui io lotto. Comunque, lasciamo perdere questa cosa. Allora, mi hanno chiesto di stendere questa mozione, la mozione è stata stesa, è stata sottoposta al vaglio dei consiglieri comunali e stranamente una mozione di minoranza presentata da questi due gruppi, una città in comune e la Fondazione Comunista, ma anche sempre dalle minoranze Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle e il gruppo misto, dove è entrato uno ex PD che è vicino al possibile. Quindi questa mozione di minoranza stranamente ha ottenuto la maggioranza dei voti di per un voto, quindi 8 voti a favore, 7 contrari, perché ci sono stati anche 3 consiglieri, di cui 2 del PD, che si sono astenuti, e dentro quegli 8 voti 2 del PD hanno votato a favore. È successo una catastrofe il Consiglio Comunale, perché questa mozione ha girato, Lanza ne ha parlato, tutti i giornali ne hanno parlato, il PD ha
tirato le fila e ha tirato le orecchie a chi dei suoi ha votato a favore, tanto che è uscito ieri sera un comunicato del PD Toscano firmato, che sostiene le riforme di Renzi, firmato addirittura da uno che invece ha votato a favore della mozione, che è Iuri Della Modarne, che ci sono il nome e il cognome, perché ha rifattato. Mentre l'altra persona che si era astenuto, lui, l'altra persona che si era astenuta, Fichi, vicepresidente del Dante di Pisa, non ha voluto firmare questo documento, diciamo, riparatore che è tirato fuori il PD regionale. Allora, quindi questa, e si teme che il PD torni alla carica ripresentando in Consiglio Comunale un'altra mozione a sostegno del riforme di Renzi, senz'altro sarà così, perché è stata una batosta che non avrebbero mai immaginato, perché loro pensavano che tutti i loro consiglieri comunali col telecomando venissero controllati a bacchetta come tanti soldatini, no? Imbecilli. E alcuni di loro non sono tanto imbecilli, per cui hanno deciso di votare a favore e due di astenenza. Vabbè, questa è la situazione in Italia e anche a livello locale. Voi avete questo testo si è chiesto e dovrà farlo la presidenza del Consiglio Comunale, di mandarlo al Presidente del Camera dei Deputati, del Senato, al Partito Repubblico Parlamentare, Camera del Senato e all'ANCI nazionale. Ma soprattutto questo testo, io intanto lei ce l'ha via email e lo manderò però lunedì in veste ufficiale, perché dovrebbe girare tutta Italia e essere mandato ai consigli comunali o ai propri consiglieri di riferimento o amici o del proprio gruppo, insomma, o vicini a o all'ANPI, eccetera, per farlo passare come testo in nella maggior parte dei consigli comunali italiani, per diffondere questa importantissima notizia, che a Pisa, notate, Pisa il sindaco è il presidente PD renziano, perché nell'ultima ora, perché si è legato al caro vincente e al vincitore, secondo loro, è anche il presidente nazionale della Lega delle Autonomie, quindi ha avuto una batosta a livello nazionale, che San Renzi l'avrà chiamato subito, no? Al telefono, l'avrà tirato, l'avrà bacchettato, picchiato, avrà fatto tutto quello che secondo lui doveva fare, quindi torneranno all'attacco. Però non importa se tornano all'attacco e la loro mozione potrà vincere. Questo è un dato storico, la prima volta che succede in Italia. Un dato storico, una piccola maggioranza, minoranza che difende la Costituzione ha la maggioranza dei voti in un consiglio comunale targato al PD. Perché molti erano assenti, credendo, snobbando, disprezzando la discussione sulla Costituzione, tanto loro pensano di essere vincitori. Non è proprio così, perché gli italiani non sono stupidi, gli italiani che verranno informati da vari comitati locali, dai comitati della democrazia costituzionale, dai vari partiti, dai vari gruppi, di tutto e di più, non quando andranno a votare al referendum avranno allora le conoscenze messe al punto giusto, nelle caselline giuste, e non si faranno prendere per il naso da un imbecille autoritario e dittatore come questo Renzi, che vedete è una vergogna a livello mondiale. Non c'è nessun presidente che sia così indecente e autoritario. Va bene? Grazie.